Volevo chiederti una cosa per piacere, sono Luciano Oliveri. In questi giorni qui a Genova abbiamo avuto dei forti scioperi per l'acciaio, Ilva. I cinesi hanno invaso il mercato con la loro produzione, eccetera. Dato che non è la prima volta che distruggono la nostra industria, no? Perché c'è stato sul tessile, c'è già tutta una storia che c'era. Come pensate, cioè, come pensate di difendere le nostre produzioni su questa cosa qui? È comunque bene contro gli americani, perché anche gli americani cercano di imporci i loro prodotti e i nostri sono migliori. Avete fatto bene, però sull'acciaio volevo sapere un attimo come si risponde. Il discorso dell'acciaio è esattamente quello di cui stavamo parlando prima, come il riconoscimento dello status di economia di mercato, perché noi in questo momento abbiamo fortissime difficoltà, ma stiamo proteggendo il settore dell'acciaio con i dazi antidumping. Loro stanno facendo questo tipo, il dumping è questa concorrenza sleale per cui loro applicano dei prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Loro hanno un surplus, mi sembra, di 300 milioni di tonnellate di acciaio, quindi una roba stratosferica, e la loro produzione cresce costantemente mentre la nostra è in fase piatta o discendente. Poi qui noi abbiamo il doppio problema della riconversione dei siti industriali rispetto al mantenimento giusto dei posti di lavoro, e quindi con la questione dell'Ilva, insomma, ci sono non poche anche contraddizioni al nostro interno, dobbiamo dire la verità. Ci sono delle posizioni, per esempio, di alcuni portavoce del Sud molto più drastiche per l'impatto ambientale disastroso anche sulla salute umana che ha avuto l'Ilva, per esempio a Taranto. Forse noi qui siamo un attimino più morbidi. Personalmente il mio punto di vista è che le cose vanno cambiate, ma non è che si possa pretendere di cambiare dall'oggi al domani, per esempio lasciando a casa migliaia di persone, e quindi sicuramente vanno difesi. E questo lavoro che stiamo facendo nei confronti della Commissione per il riconoscimento per il non riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina va proprio in quella direzione lì, quella di proteggere in questo momento anche le acciaierie, perché il settore dell'acciaio è uno dei più colpiti in assoluto. In Inghilterra hanno già chiuso un paio di acciaierie, mi sembra, lasciando a casa 15.000 persone per la concorrenza della Cina. Quindi 15.000 persone sono tante, proprio tante.